E andiamo esattamente a Varsavia, dove ci aspettano Silvia Rosato e Paola Pesoli, rispettivamente presidente e consigliera del Comites. Buongiorno. Ciao Luigi, ciao Mike e un saluto ai telespettatori di Patrimonio TV. Io sono Paola Pesoli, consigliere del Comites Polonia e vorrei lasciare la parola al nostro presidente, la dottoressa Silvia Rosato. Siamo un gruppo di 12 consiglieri, rappresentiamo diverse regioni italiane e anche rappresentiamo diversi settori, dall'imprenditoria alla ristorazione e rappresentiamo anche generazioni diverse, quindi di fasce d'età diverse. Silvia, quali sono gli obiettivi a breve e medio termine del Comites? Si possono raggruppare in 7 punti. Innanzitutto vogliamo organizzare e patrocinare delle attività di promozione della lingua italiana, della cultura, della storia e delle tradizioni. Poi, come secondo punto, vogliamo fornire un servizio informativo e di supporto su temi specifici per la collettività, quali per esempio quelli pensionistici, quelli fiscali, quelli legali e contributivi. Terzo punto. Vogliamo continuare a potenziare il servizio di assistenza psicologico gratuito per i connazionali che hanno difficoltà. È stato, diciamo, attivato in occasione della pandemia Covid, ma vogliamo riprenderlo e lanciarlo ulteriormente anche a seguito di quello che sta succedendo con l'emergenza ucraina. Vogliamo inoltre attivare un tavolo di concertazione, proprio perché vogliamo implementare dei percorsi di studio bilingue italo-polacco sperimentali nelle scuole pubbliche. Vogliamo migliorare la comunicazione, rinnovando anche i nostri strumenti di comunicazione, quindi il sito che abbiamo, il vademecum digitale, e cercare anche di potenziare l'uso dei social proprio per aumentare la nostra visibilità sul territorio. Vogliamo anche diffondere le informazioni sulle procedure burocratiche, quelle esistenti, e proporre anche dei miglioramenti e delle semplificazioni. E infine, un altro punto che riteniamo sia molto importante è quello di realizzare una campagna di sensibilizzazione per l'iscrizione AIRE. Com'è la comunità italiana in Polonia? Parlaci, raccontaci qualcosa in più. La comunità italiana in Polonia vede come iscritti AIRE un numero di circa 9.000-9.200 persone, di cui un terzo donne. Per la pandemia abbiamo vissuto, forse direi in modo più semplice, la situazione perché avevamo meno restrizioni rispetto all'Italia, ma anche perché qui la maggior parte di noi, lavorando da casa, c'è anche l'abitudine di ordinare cibo a domicilio anche per pranzo. E quindi la ristorazione ha potuto lavorare comunque, anche se ovviamente meno rispetto ad un periodo di normalità. Per quanto riguarda invece la situazione attuale che purtroppo il mondo conosce relativa all'Ucraina, abbiamo attivato noi come Comites Polonia e Comites Romania un numero telefonico di prima assistenza al quale possono chiamare i cittadini italiani nel paese o fuori dal paese, però hanno appunto magari parenti o amici e hanno bisogno di avere delle informazioni relative alla documentazione per entrare in Italia o informazioni relative al trovare un alloggio per i primi giorni in Polonia o appunto in Romania. E questo ci permette appunto una sinergia con un altro Comites, il che ci dà veramente molto piacere fare, e stiamo attivando altre sinergie in questi giorni man mano che gli eventi si susseguono.